Antonella Clerici, assolutamente priva di freni. Questa volta non ne può davvero più. Finalmente, da più di una settimana, se non di più, la nuovissima e attesissima edizione di È sempre Mezzogiorno è di nuovo approdata sul piccolo schermo a fare compagnia a un gran numero di italiani che la aspettavano con trepidazione dopo la canonica pausa estiva. Con lei ha fatto ritorno anche la splendida Antonella Clerici. Anche quest'anno per lei sarà sicuramente ricchissimo di impegni, più che mai per quel che concerne la TV. Non per nulla, ad autunno inoltrato, ci terrà nuovamente compagnia con la nuovissima edizione di The Voice, che vedrà anche più versioni tra over e kids. In poche parole, Antonellina è tornata in pista più carica che mai. Con lei sono poi scesi in campo anche numerosissimi dei suoi amici chef, che fanno ad ora ancora parte del parterre fisso. Qui, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore dei pasti, sulla rete ammiraglia dell'azienda di Viale Mazzini, ci propongono un gran numero di ricette, che spaziano con una certa disinvoltura dall'antipasto al dolce. Da non dimenticare poi è anche il fatto che, queste ultime, possono essere tranquillamente replicate nelle nostre cucine. Tuttavia, trattandosi di un programma televisivo, anche gli chef, pur essendo professionisti, è cosa buona che, a fini televisivi, siano anche un po' personaggi, per incrementare quanto basta l'audience. È sempre mezzogiorno e i numerosi cambi di rotta. Il programma ha visto, per così dire, la sua genesi nel 2021, esattamente nel periodo in cui il nostro paese stava subendo gli ultimi colpi di coda della terribile pandemia da Covid-19, poco dopo la chiusura definitiva della prova del cuoco. Codesto programma ha a lungo alimentato un forte chiacchiericcio su di una possibile rivalità fra la Clerici e la Isoardi. Una voce che è poi stata più volte smentita. Tornando a bomba su È sempre Mezzogiorno invece, da dire è anche che abbiamo, sebbene in pochi anni, veduto cambiare un discreto numero non solo di chef ma anche di figuranti televisivi. La Clerici ora sembra essere caduta nella bufera per questo motivo. Ed eccole le parole al vetriolo, sono volate su due personaggi in particolare. Cacciate Alfio e la Civitillo, nessun freno all'indignazione. Si tratta in questo caso di un cold case ormai, dato che ad essere stato attaccato è un post, pubblicato su Instagram, che pubblicizzava il ritorno in TV del programma. A parlare è un utente assai agguerrito, che si è espresso con le seguenti parole: cacciate Alfio e la Civitillo e fate tornare Buzzi. Molti altri invece hanno lamentato l'assenza di Biagiarelli. La conduttrice stessa non ha fornito alcuna risposta, ben sapendo che i cosiddetti leoni da tastiera sono sempre in agguato e che la miglior arma a disposizione di uno o una professionista come lei al riguardo, è l'indifferenza. La moglie di Ama, ora in forza a Discovery e Alfio infatti, essendo considerati validi alleati da Antonellina e dalla produzione, sono tuttora presenti e più attivi che mai nella trasmissione.